Allora, oggi si sono uniti insieme a noi una bella rappresentanza di associazioni nazionali che hanno capito che l'unione fa la forza, e in questo momento dove le nostre aziende stanno soffrendo tantissimo, hanno capito tutti che stando insieme siamo più forti. Siamo partiti da Bio Italia con l'unione, poi subito e l'adesione di Ristoratori Toscani e TNI, poi c'è Federmet, poi ci sono altre associazioni di partite IVA libere. E con grande gioia oggi siamo qui per appunto dimostrare che le nostre aziende sono ormai al collasso e che tutti insieme siamo qui per difenderle e per far capire al governo che non è più tempo di giochi e bisogna dire la verità agli italiani, agli imprenditori e alle persone che onestamente tutti i giorni si svegliano per andare a lavorare. È ora di dire basta a queste bugie di Stato, perché sul verbale del CTS siamo stati protagonisti di una bugia che Conte ci ha raccontato, e gli italiani devono sapere che non è possibile avere un Presidente del Consiglio che ai propri cittadini racconta le bugie.